Eccoci di nuovo qua. Siamo tornati su Project Zomboid. Come promesso, devo nuovamente, visto che oggi mi è morto l'altro personaggio, o meglio ho deciso di farlo morire perché era una situazione piuttosto disperata, sono nuovamente nella città di West Point con il nuovo personaggio John McClane, che se andiamo avanti così durerà ben poco. E devo arrivare in una delle due mie basi. E ormai sono abbastanza pratico di West Point, quindi dovrei riuscire ad arrivare con una certa facilità a base. E con l'altro personaggio ero riuscito a costruire un inizio di base nei pressi del benzinaio, che comunque è abbastanza in centro alla città. Quindi mi sto recando il più rapidamente possibile nella vecchia base in modo da, insomma, avere le risorse per poter ripartire. Ecco. Quasi quasi prendo su un'ascia, dovrei averne due. Prendere su un'ascia potrebbe essere un'idea intelligente, diciamo, per poter iniziare anche a deforestare poi in centro alla città. Provato a scaricare delle mod, ma non essendo la versione ufficiale del gioco, ho avuto alcuni problemi. O meglio, non riesco esattamente a scaricare quello che voglio. Allora, questa è una delle mie basi ed è anche piuttosto in centro, se non mi sbaglio. Quindi, vediamo un po' se qui però ho poca roba. Cosa c'è in questo zaino? 4 asse. Sulla schiena. C'è il primo Z che si avvicina minacciosamente a me. Questo è andato, però indosso subito l'orologio. Bene, 2 di pomeriggio. Comincia a fare freschino, solo 15 gradi perché piove, c'è freddo. Porca miseria, ce ne stanno vicino degli altri e io non ho un cacchio. Se non una bellissima asse che probabilmente userò per difendermi da questi Z. Madonna, sei lento a tirare fuori la roba, cosa ci vuole, John? Vabbè che sei in corsa, ma va capitano. Mazzate sul bego. Ok. Altro zombie in avvicinamento. Ok. Faccio una veloce tappa qui dentro una delle mie basi secondarie, sperando che non ci sia nessuno. Sì, non c'è nessuno. Ok. Allora, cerchiamo di capire cosa c'ho qua. No, qui non ho ancora chiuso. Qui si parte. Strisce di cuoio, un po' di cibo. Ah, questo è rotto. Qui cosa c'è? Una bistacchiera. Vabbè, ma c'ho l'asse. Che cosa c'è? Pistola, ma mi interessa ben poco. Questo personaggio è un agente di sicurezza. Vabbè, non è proprio un poliziotto, ma un agente di sicurezza. Quindi andiamo a vedere un attimo quanto è sgamato. In ogni caso un'arma da fuoco, meglio portarsela dietro, anche se ovviamente attira un bel po' di zombie. Prendi. Allora, diamo un'occhiata, sperando che non ci siano degli zomboidi. Ok, non ci sono zomboidi. Dunque, vediamo un po'.
ritorniamo verso la base principale. Sapevo che sto figlio ci è mancato un pelo. Ho dato anche un'occhiata per vedere se ci fosse qualche stronzo in giro e non mi sembrava ce ne fossero. Eh sì, è davvero imprevedibile. Allora, Smeagol qui ha sete. Qui è un'altra mia casa usata per alcuni spostamenti. Non c'è un po' d'acqua qua? Bevi, sì. Allora, vediamo un po' intanto com'è il personaggio. Ecco, forma fisica 4, quindi è piuttosto bidonaro. Corsa 3 però, tanta roba. Furtività buono, mira buona, lama corta, costruire trappola. Ok, di artigianato non sa nulla. Però è uno buono di corsa, a passo leggero ed è anche furtivo, quindi tutto sommato non mi posso lamentare. Però non è in forma, no. Probabilmente sto facendo un errore andare subito nella base, però vediamo. Perché? Di trappole, lui cosa sa? Asse, due spago. Costruisci trappola scatola. Siamo praticamente arrivati alla base. Generatore perfetto. Ce l'hanno sempre con la mia cazzo di finestra. Gli piace. Non finite da fare. Ma anche dentro. Quello ero io. Sì. Infatti c'è un bel po' di roba, non so. Questo no. Lasciate stare casa mia, brutti figli di puttana. Vieni. Cadi o no, brutto stronzo? Cazzo ce ne sono.
Se è lento, è goffo secondo me. È goffo. È già affaticato, sì. Come zombie ragazzi non si è accorto assolutamente di nulla ed è ancora là che picchia. Però ho notato che con un po' di furtività, e questo personaggio ne ha, sta picchiando ancora da qualche altra parte. Ma dove? No, non qua. Secondo me è qua fuori. Qui dietro. Eccolo. Merda. Z è un problema, ragazzi, sono troppi, non riesco a battere, comincio a essere anche stanco e faticato. No, non posso batterli, sono troppi, quindi bisogna cambiare strategia. Allora questo lo lasciamo, niente. Allora, ridendo scherzando, abbiamo perso un pomeriggio, ma bisogna assolutamente tornare a casa. Ripartire equipaggiati e armati dall'altra base, perché qua sono comunque in un centro cittadino e c'è troppo schifo. Andiamo a fare un po' di... tiro il piattello con questi stronzi. Perché non le ricarichi, stronzo? Questa non è stata affatto una grande idea, ma lo sapevo già. Thank you.
proprio nella mia base principale. C'ho gli zombie davanti a casa. Il personaggio è stanchissimo. Figa, ma già visto. Puttana vacca. Sta recuperando. Che trucco. Andiamo per il boss che forse è l'opzione più sicura, forse. Che pena quante frasche ci sono qua. Boh. E sono finalmente arrivato a casa. E ho lasciato il generatore dell'altra casa acceso, quindi domani bisogna tornare subito là. Riposiamoci perché questo personaggio qua non ha una gran forma fisica. Questa è una di quelle cose che si paga. Allora, ha sete. Quindi, prima roba. Prendi uno, prendi uno. Boh. Bottiglie d'acqua le mettiamo nel carico principale. E adesso non hai più sete, stronzo. Pistole. Scatole, munizioni, munizioni, tieni polvere. Apri scatola. Allora, lascia, lascia. Allora, lascio sto zaino di merda che mi ha rotto i coglioni, boh. Il nostro amico è molto stanco. Adesso dormo. Speriamo. Sì. C'è anche fame. Ok, erano le 7, no, cosa sono? Sono le 4:10 di mattina. Il nostro John McClane è arrivato nella base principale, quella vecchia, che ormai è diventato il mio posto sicuro. Però siamo nella merda, qui è già il 1° ottobre e non abbiamo scorte di cibo. O meglio, sì, ce le abbiamo, ma... fuori non piove più. Vediamo come stanno le piantine. Malattia sì. Malattia no. Malattia no. No.
No. No. Sì, questo è pezzo di terreno mavato. Sì. No. 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 Ah, lì non c'è neanche seminato. Ok. Vabbè. Cazzo era sto rumore? Sentite il rumore? Forse ero semplicemente io. Allora, sono tutte munizioni, perfetto. Cazzo ho fatto, Dio Cristo? Puttana troia, prendi sto cazzo di borsone. Adesso cerchiamo qualcosa per difenderci dagli Z. Qua no. Allora, mazza del baseball chiodata. Prendi anche un tubo di metallo, quello sempre bene. Ok, per terra cosa c'è? Questo? Poi, là non lo lascio. Sega da giardino dovrei averla. Se prendiamo un martello, un coltello da calcio. Va bene, lascia. Non so che cazzo come si lascia. Lascia, ne ho due, questa è anche messa male. Molte strisce, corde, giratubi, scorci. Libri, tanti libri. Allora, leggi. Allora, leggiamo tutti i libri possibili, ingegneria, trappole, buona cucina, tutto. Così il nostro personaggio impara a fare delle cose. Poi bisognerà leggere invece i libri che gli aumentano l'esperienza in altri settori. Questo, come usare il generatore, importantissimo. Ok. Benissimo, adesso tutti questi sono stati letti. Se, se, se.
Vai, rimettiamo dentro i libri che ti insegnano le cose qua. Poi, leggi Carpenteria volume 1. Qui sarà molto lenta la situa, ma facciamo farlo. Altrimenti ogni volta che proverò a fare qualcosa sarà un disastro. Ci vorranno settimane per fargli salire la carpenteria. Cazzo manca. Ma sei un lettore lento? Abbastanza. Allora, adesso ha molta fame perché comunque io da quando è vivo lui non ha mai mangiato un cazzo. Ok, dobbiamo assolutamente mangiare, sennò qui inizia a stare male l'omino, cioè più che altro muore di fame. Allora, devo accendere il generatore. E questo è pericoloso perché i simpaticoni poi potrebbero avvicinarsi. Allora, 80% di condizione va anche bene. Mangiamo. Tanto io di cibo fresco non ne ho, quindi è inutile avere il frigo sempre acceso. Invece è utile averlo, se avessi del pesce, del crudo, insomma della carne, allora lì sì che serve, o della frutta, della verdura, allora anche lì serve. Allora, cibo per cani, secondo me è una merda comunque. Vediamo, patate in scatola, apri adesso. Cucinare. Apriamo anche questo. Apriamo poi il tonno in scatola. Boh. Allora, facciamo soffritto per la padella. Carote. Patate. Tonno. D'olio, margarina, pasta di pomodoro e poi ci sbattiamo dentro un po' di salsa di soia, sale certamente, pepe certamente. Benissimo. Adesso, direi che lo cuociamo. Mangia tutto. Benissimo. Ok. Smizzo è pronto per la battaglia. Generatore spento. Allora, è il 1º ottobre. Iniziano ad esserci i primi germogli di cibo. Penso che ci sia un nuovo iscritto, quindi adesso andiamo a dargli il benvenuto. Uccido questo Z e poi vado a dare il benvenuto al ragazzo nuovo. Amui ti ha seguito. Ciao ragazzo, spero che tu ti diverta. I hope you enjoy.
Ok, qui il nostro John McLean sta bene e quindi andiamo, torniamo nella base, diciamo quella più vicina al benzinaio. Guardate, sta talmente bene che con un pestone ammazzi uno zombie. Grande John. Ha mangiato come un tricheco. È più pieno di... Allora, intanto, visto che devo barricare là e dovrei avere i teli, se non mi ricordo male. No, non ho preso sui sedici. Ce li ho. Carpenteria l'ho preso su con me, maledizione. Vabbè. Allora, i barattoli noi siamo... Meridionale, facciamo schifo, li lasciamo per terra. Prendi tutto. Ah, se prendi. Allora, io devo costruire anche la porta là, perché me l'avevano buttata giù. Quindi prendiamo tutto il necessario. Però ho un enorme problema. Un enorme problema. Carpenteria zero. Per farlo salire a livello 3 o 4, quello necessario per fare le porte, ci vorrà un sacco di tempo. Quindi nei prossimi giorni dovrò dedicarmi con questo personaggio qui a disassemblare tutto il possibile immaginabile nei dintorni della nuova base, esplorandola, cercando di non farmi ammazzare dagli Z. Ecco qua una casa che potrebbe avere qualcosa di utile. Vediamo. Madonna quanta gente c'è. Fuori uno. Questi qua sono quelli che mi hanno inseguito prima quando avevo gli spari. Fortunatamente sono molto veloce con questi personaggi, ho un'ottima corsa, però sono tanti. Sono veramente tanti. Allora, figa, è già sonnato, ma se ha dormito... Ah no, però ha letto tutto il giorno. In realtà sono passate molte ore per il gioco. Sì. Allora, arca miseria, guardate quanti. Allora, è parecchio bagnato il ragazzo e non ho niente per asciugarmi, quindi direi di fare così. Cerchiamo di bagnare un pochino di peso almeno, ecco qua. Allora, di padelle ne avevo tre a base principale, quindi... Va più che bene fare così. Il mondo non mi sta inseguendo. Adesso ci spostiamo là nella base principale, cioè nella nuova base. Allora, vediamo un po'. Forse mi hanno perso. Allora, eccoci qua. Sì, andiamo avanti. Sì, dovrei aver perso... Allora, qui c'ero già stato. Prendiamo un po' di attrezzatura. Prima di spostarci. Allora, il coltello da caccia è molto utile, è meglio tenerlo. Libri, carne, padella, tutta roba secondaria. No, scusate. Riponi. Questo e questo e questo, tutto qua. Mi piacerebbe anche molto imparare qualcosa su tutto quello che riguarda la lavorazione dei metalli, quindi prima o poi mi ci dovrò mettere. Qui cosa ci abbiamo? Nastro adesivo, utilissimo, prendilo sempre. Prendi, prendi.
Eccolo qui. Prendiamo le taniche di benzina. Addirittura questa è piena. Pesa un botto, però è piena. Allora, io adesso mi sono fatto un po' ingolosare tutta sta roba, che è un bene, però poi non ho mobilità e devo arrivare là. E là è una zona con ancora troppi Z, soprattutto una zona dove respawnano facilmente, di solito, eh. Quindi potrebbe essere rischioso andare là. Eccoli lì, guarda, 3 Z. Sono tutti girati però, se sono fortunato non mi vedono. Se sono fortunato. Forse ci è andata bene, eh? Sì. Aia, uno si è girato. Aia, 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 aia. Non mi ha visto. Buono. Ok. Direi di accelerare il passo. Sono già le 9. Ah, qui cosa c'è? Ah, qui c'è il parcheggio. Sì. Ecco, qui è un'area. Sono dietro la mia base, di solito ci sono degli Z qua. Ok, ragioniamo perché qua si mette maluccio. Allora, vediamo un po'. Lì. Allora, qui intanto c'è la stazione di polizia. Quello che cos'è? È quell'edificio che vedo tutti i giorni quando esco di casa, ma non ho ancora capito cosa serve. Cos'è? Vabbè. Allora, vediamo un po' se il parcheggio è libero. No, guardate. C'è uno Z che mi sta buttando giù quel cazzo di muro. E là anche. Quindi lasciamo qua la tanica, così ci siamo alleggeriti notevolmente. Ammazziamo questo Z. Vedete che ci sono le luci perché... è casa mia, pezzo di merda. Oh, a muori o no, brutto stronzo? Sono anche delle zanzare qua che rompono i coglioni. Incredibile, non muore. Sistemato. Anche qui mi buttano giù la casa. Sti figli di puttana. Vieni, vieni, vieni. Non si fanno niente. La regola è sempre la stessa, Nicolas. Non combattere contro gli zombie se sei molto, molto stanco. Ma come faccio se sono in casa mia? Allora, generatore. 51% di benzina. Ma va, fanculo, va. Vieni qua, va. Prendi tanica. Se è goffo, ragazzi, ci sta mettendo una vita a fare le cose. Mamma mia. Goffo, codardo e cagionevole. Animale notturno buono. Corridore ok. Cacciatore ok. Sottopeso, fuori forma. Praticamente è una pippa. Comunque, vabbè. Allora, tanica di benzina, impugna. Prima bisogna spegnerlo, se no non si può fare rifornimento. Aggiungi carburante. Boh, perfetto. Adesso possiamo riappizzarlo, ma sì, dai, accendiamolo. Accendi. Ok. Guarda qua. Mi ha rovinato quella cazzo di finestra. Vaffanculo, pezzo di merda. Allora, adesso andiamoci coi piedi di piombo perché potrebbe esserci uno stronzettino qua o là. Allora, vediamo un po'.
Spero che non siano andati su gli Z. Ok, su non ci sono andati. Tacca la luce, che svede, io cane. Boh. Allora, tanica di benzina vuota. Vabbè, lascia qui. Lascia qua. Ok, cosa facciamo adesso? Adesso è stravolto, bisogna dormire. Fine. È stanchissimo. Quindi ci si riposa. Qui siamo molto pesanti, quindi portiamo giù la roba. A me piacciono un sacco i rifugi dove ci sono già le case con le casse. Così metti dentro tutto a manetta e vaffanculo. Allora, trasferisci tutto, via. Prendiamo su solo la padella e il libro di carpenteria. No, però l'ho già letto, mi sa, aspetta, fa vedere. Sì, l'ho letto prima, quindi carpenteria può andare su. Cucinare. Ecco, cucinare. Bisogna cucinare. Sì. Troverò il libro, dai, non è un problema. Ok. Allora. Diamo un'aggiustatina qui alla mazza. Poi direi che la giornata finisce. Vediamo un po'. Ok, in teoria dovrebbe andare su anche manutenzione, no? Manutenzione è andata su bene, grazie a sta stupidata. Mi sa che anche potando le piante si fa manutenzione, quindi migliora la manutenzione. Cioè, potando, basta tagliarle in realtà, però migliora, ho notato che migliora la cosa. Potenziale di riparazione 10%, che pippone, mamma mia. Cos'è questa roba che c'è per terra? Ah, il marsupio con dentro i miei amici tre vermi. Allora, poi, qui siamo a posto. E qua siamo a posto. Boh. Allora, cucinare, coltivare. Grande borsone dell'escursionismo. Questo è, ragazzi, un must have. Allora, prendiamo questo che lo devo leggere domani. Poi, Dobby? Micio, dove sei? Ehi, non ti posso mandare giù, eh? Ci vai con la Sofia e non con me, lo sai, fai il bravo. Oh, dobbiamo raccogliere l'acqua, assolutamente, quindi mi serve. Coltivazione lo facciamo. Boh, adesso andiamo a letto. Allora, spegniamo le luci così risparmiamo un po' di benzina dal generatore. Chiudiamo le porte. Boh, adesso andare a letto che. Allora, chi fa qualcosa? Qui c'è la lampada, la luce della lampada è accesa. Spegni, dormi, va. Boh. Allora, il personaggio è esausto e siccome non ha una gran forma fisica. Purtroppo sì, 18.000 per aumentare la forma fisica. Mamma mia. Beh, però qualcosa si può fare, possiamo allenarlo. Quindi, problema. C'è qualche zombie giù che sta picchiando contro qualche porta. Secondo me è questa qua giù. Che due maroni, vivere in città è così, più pericoloso. Allora, problema, c'è freddo e in più c'è del vento, quindi per colpa del vento si sente più freddo, quindi c'è molto freddo in realtà. Molto freddo in realtà perché per colpa del vento per lui ci sono quasi 0 gradi. 2 ottobre comincia il periodo. Sapevo che sarebbe stato difficile. Sapevo che sarebbe stato duro sopravvivere all'inverno, però non so, vediamo come andrà.
Allora, intanto devo assolutamente trovare una forbice. Sarebbe buona cosa avere anche un cacciavite o qualcosa di simile, se riesco a ammazzare sta zanzara maledetta. Perché è tutta attrezzatura molto utile per fare i lavoretti nelle case quando le vai a svaligiare. Quindi prendi uno, ok. Poi, la sega ce l'ho già, no? Prendiamo una sega da giardino. Poi mi serve un cacciavite. Mi servirebbe anche la chiave inglese. Si sa mai che devo fare qualcosa in una qualche. Eccolo qua. Ultimo cacciavite, mi sa. Sì, però non è tanto bello questo zaino qua. Mi serve l'altro. Questo non va bene. Molto meglio questo. Allora, prendi. Indossa sulla schiena. Boh. Allora, questo qua. Lasciamolo qui. Questi tre oggetti li mettiamo qui. Allora, perché non è eccezionale come zaino, perché ce ne sono anche di molto più capienti, però ha riduzione dell'ingombro 85%, quindi le cose che ci metti dentro diventano veramente poca roba, sono piccole, leggere, insomma. Questo è fondamentale. Ce ne sono anche di molti migliori zaini, però. Allora, lavorazione dei metalli, leggiamo, così poi in teoria impara a fare qualcosa di nuovo. Allora, siediti sul pavimento, vai. Ecco, qui c'ho una menata di coglioni. Non ho il forno a microonde. Non avendo il forno a microonde, mi tocca tutte le volte fare un disastro, cioè prendere l'acqua, farla bollire col pentolone. E adesso io sono senza acqua in realtà. Sono già senza acqua. Ah. Qui quante bottiglie d'acqua abbiamo? Bene, abbiamo tre. Allora, facciamo così, due le lasciamo qui. Per il momento prendo uno. Sempre meglio andare in giro con due bottiglie d'acqua, così siamo sicuri che non moriamo di sete per 2 o 3 giorni, siamo tranquilli. Allora, dov'è la padella? Qua. La padella la mettiamo in cucina. Già letto, già. Allora, qui prendi tutti questi lenzuoloni che adesso dobbiamo finire di fare il lavoro. Allora, mettiamo tutte le lenzuola dappertutto dove mancano, così gli Z non vedono più un cazzo. Allora, aggiungi telo. Merda, mi sa che lì hanno rotto la barricata. No, non l'hanno rotta. Aggiungi telo. E qua non vedono più un cazzo. Poi, qui le porte sono chiuse e anche bene. Ok. Quindi l'unico punto luce è quello lì. Qui la porta com'è messa? Qui la barricata sta cedendo. Allora, mi servono dei chiodi, io ho solo un chiodo, quindi si fa un cazzo. Prendi un asse. Ah, sì. Mi serve un altro asse. Allora, le assi li mettiamo qua. Allora, pareti metalliche, tetto in metallo. Interessante, eh? Posso fare un tetto in metallo adesso, cioè, anche se non ho la capacità, però posso arrivare a farlo. La bacchetta per soldatura cosa cazzo serve?
Vabbè. Allora. A terra c'è una tanica vuota. Questa la prendiamo su, che la dobbiamo riempire. Ma adesso bisogna mangiare. Eh sì, adesso bisogna mangiare. Basta. Qua. Padella, la mettiamo qui dal lavello. Tic. Allora, accendiamo il forno. Impostazione del forno. Va bene, ok. Mettiamogli mezz'ora. Boh, adesso cuciniamo. Sì, ma che quel da mangiare che in clacca che uno. Che incasso, eh. Boh, apri. Piselli. Bene, cucinare. Voglio fare il soffritto, c'è un cazzo di soffritto di merda. Boh. Piselli in scatola. Aggiungiamo la pasta di pomodoro. Se non ci dà un cazzo, ma va bene. Poi. Apriamo il cibo per cani, voglio vedere se me lo fa mettere dentro. Vabbè, quindi che cazzo c'hai qui? Piselli. Piselli in scatola. Con la pasta di pomodoro. Praticamente è inutile. Allora, mangia. Prendiamo i fagioli. Non ha più fame, però meglio esagerare. Grassi, calorie. Bene, 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 bene. Magna, magna. Boh, è sbombato, lo voglio ingrassato io questo personaggio. 69 kg, eh sì, perché è sottopeso, è fuori forma, eh sì. Bene, sei sottopeso e fuori forma, allora ti faccio fare qualcosa io. Facciamolo mantenere in forma, va. Indossa sulla schiena. Aspetta un attimo. Allora, indossa sulla schiena. Qui abbiamo già la cena per stasera, quando torniamo a casa. Boh. La tannica di benzina è vuota, così che dopo possiamo riempirla. Ma vai, fai i tuoi esercizi di smigolo. Esercizi. No, non c'è niente da fare, cioè non capisco che cazzo sto sbagliando. Allora, lascia. Boh. Fai quei cazzo di esercizi, frocio. Fai le tue cazzo di flessioni. Fai i tuoi cazzo di addominali. Fai questa roba qui, che non so neanche cos'è. Troppo esausto per fare esercizi perfetto e stravolto. Bene. Dormi. Quando sei stanco, devi dormire. Sono le zanzare che mi stanno mordendo. Quindi adesso mettiamo su qualcosa contro le zanzare.
Ok. Allora. Il nostro John McClane si sta rompendo i coglioni, come si dice. Quindi, direi che dobbiamo fare QC. Vai. Bottiglie sempre prenderle perché tornano molto utili. Il frigo va benissimo. Allora, piselle in scatola, tanico di benzina. Vediamo pavimento qui cosa c'è. Sono tutte e tre piene. No, questa no. Prendi anche questa. Vai. Boh. Questa è quasi finita. Questa è vuota. Andiamo a riempire subito qui giù dal nostro amico benzinaio. Apri tende, io cane, io di puttana. Allora, mi serve il martello, che ce l'ho. Vai. Cintura di sinistra, quindi tasto 2. Boh. Non ho io delle... Ah, sì, ma non ho i chiodi. Cioè, ho un chiodo, ma ne servono due. Quindi Nicolas attacchi al cazzo. 2 ottobre ci sono 11 gradi. Le asce sono belle, ma sono super rare, cazzo. Sono super rare. Merda. Ci sono 4 Z lì davanti a me. E questo è un bel problema. Allora, questa è una giacca di pelle super utile. Una chiave per terra. Prendi. Allora, questo. Strappiamo i vestiti. Boh. Strisce di pelle vanno benissimo, ragazzi. Impugna due armi. Mi serve poi dopo il kit, quello da per poter fare la sartoria, per poter migliorare i vestiti. Mettiamo un po' di Z qui vicino al benzinaio, perché questo è un posto particolare. Un posto che mi serve molto. Allora, la penna rossa la prendiamo perché se voglio scrivere qualcosa mi serve. Poi, chiave la mettiamo qui, portachiavi di Patty Wilson, che era un altro personaggio che io ho usato e che poi è morto. Dai, su, Smeagol, alzati. Bene, via dai coglioni, faccia di merda. Allora, quello è un congelatore e ci possiamo mettere dentro enormi quantità. Allora, questi due qua li prendo perché voglio avere i sacchetti di plastica. Dove sbattere il rodo dentro casa, i barattoli vuoti, quelle stronzate lì. Potrei fare il compostore, ma comunque il compostore serve solo per carne e robe simili. Quindi me ne faccio ben poco in realtà. Allora, sacchetti di plastica dietro. Nastro adesivo dietro. Strisce di pelle via da qua. Allora, riempiamo la tanica, portiamo giù le taniche e ci leviamo dal cazzo. Accendi. Allora, impugna. Allora, tic, prendi carburante. Riempiamo questo. In teoria non lo finirà perché è pieno. L'ha finito. Vabbè. Ok. Te ne vai a fanculo, pezzo di merda. T'ho visto, stronzo. Vacca puttana, cosa ce ne sono? Cinque sono tanti, eh. Adesso sono in quattro.
Adesso sono in tre, perché due stanno strisciando. Cacciavite. È andata bene per una volta. Prendi il cacciavite. Prendo anche la rivista perché è molto depresso. Così facendo, magari strappiamo la giacca di pelle, che è sempre molto utile. Pelle e cuoio sono fondamentali. Boh. Adesso, cazzo c'hai, stronzo? Tempo col cappuccio? No, no. Ok, no, no. Giacca, no. Tu cosa c'hai? Ultimo Z, questo. Prendi. Boh. Prendiamo anche la macchina fotografica di fascia alta. Perché di fascia alta? Poi la smonterò e magari ho delle parti elettroniche che mi servono per aggiustare i generatori, tanta roba. Allora, prendi il carburante. Una di 8. Che prendi, scusami? Sono carichi tutti e due. No, cazzo. Adesso qua, se non si ammazza il personaggio, va bene. Fra poco saremo carico estremamente pesante, mi sa. Boh. Allora, info generatore 96%, perfetto, perfetto. Spegni. Ho sentito una grande esplosione da qualche parte, quindi o ha preso fuoco la casa, perché magari ho lasciato il forno acceso, può darsi, speriamo di no. O cosa potrebbe essere successo? No, non lo so. Va bene, allora lasciamo qua tutta sta roba qua che mi sta spaccando la schiena, come si dice. Lascio. Boh, ok. In realtà qua abbiamo ancora un bel po' di roba da poter mettere in giro. Dunque, allora, qui dobbiamo fare un po' di riordine, perché sennò caccia. Gli oggetti li mettiamo tutti qua. Prendi uno. Ah, avevo già anche il martello, meno male. Poi i tessuti magari li mettiamo qua. Strisce di cuoio, strisce di pelle, benissimo. E lì ci metterò anche la roba per fare ago, filo e ok. Per sistemare i vestiti, diciamo. Poi, qua che cazzo ci mettiamo? Kit da cucito, prendi, lo mettiamo di là. Prendi, lo mettiamo di là. Mi serve il filo, perché altrimenti non posso fare il cucito. C'è dentro qua, per fortuna. Poi le forbici le lasciamo qua. Ne prendo solo una, giusto per poter strappare i vestiti in caso d'emergenza. Va bene, adesso c'è uno Z che rompe il cazzo giù, che mi sta buttando giù la porta, sicuro come l'oro. Allora, il mais e il latte li mettiamo via perché è tutto cibo. Infelice, ma chi se ne frega se sei infelice, stronzo. Andiamo a vedere com'è la condizione del corpo. Al momento non ha ancora dolori fisici, ma vedrai che domani salta fuori il mondo. Perché c'è una certa reazione, ci vuole del tempo. Allora, il martellone lo prendiamo. E anche il tubo. E li mettiamo di là. Qua. Allora, martellone. So che serve per buttare giù i muri, ma non l'ho mai usato. Forse butta giù anche le porte col massimo accesso alla sicurezza, cioè quelle corazzate, diciamo. Credo, ma non ne sono sicuro. E fame, sì. Allora facciamo così. Oggi ti fai lo spuntino con le patatine. Ecco, sacco della spazzatura. Prendilo. Perché quando sarà abbastanza in grado di fare qualcosa in più, tornerà molto utile. Ecco qua. Questo l'ho già letto.
Se non faccio niente, eccoli qua. Prendi tutto. Questi cercavo. Devo andare giù a ammazzare quel frocio di merda. Subito anche. Questo è rotto, no. Allora, sistemiamo subito qui le finestre perché porca puttana troia. Barca. Ancora. Voglio essere super barricato con questa finestra perché ce li ho sempre lì che mi rompono il cazzo. Cioè, no, impressionante. Allora, poi. Sta stronza qua. Se da tanto ti prendo prima o poi. Passa attraverso, vediamo qua cosa c'è che si può fare. C'è niente che si può fare. Vabbè. Ah, ovviamente sto personaggio qua non è il suo lavoro, la carpenteria è proprio zero. Quindi... è molto veloce, in corsa è molto forte, molto molto veloce, quindi per quello un buon personaggio, però poi minchia. Allora, ah sì, questa è la parrucchiera, ci sono già stato 8 volte qua, vai, dice sembra. Ok, non importa, quello che importa è che l'abilità si è un po' salita. Questo è quello che importa. Cazzo c'è dentro questo bancone? Borsa da dom. Boh. Posiziona tutti, fare dei coglioni. Fanculo stronzo. Non mi fotti, sto qua in mezzo. Vieni, vieni con quel cappellone da cowboy. Fanculo, Pinocchio. Le. Ok, prendi l'asse. Sì, va bene. Allora, lascia sto schifo. Che due coglioni. E adesso hai preso tutto. Disassemblo sto cazzo di banco. Bene. Bene. Preso tutto? Boh, disassemblo sto cazzo di banco. Boh. Prendi tutto. Vai. Ok. Oh, qui non c'è un cazzo, finalmente, porco dio. Ok. Abbiamo una vagonata di roba che non mi serve, quindi la lasciamo tutta, porco zio, per terra.
Lascia. Il cazzo. Chiodi però li prendi, brutto frocio. Prendi. Anche là se lo prendi. Sì. Questo è questo. Prendi. Boh. Adesso mi sono rotto i coglioni, cambio anche la sedia. Questa è una sedia comoda. Allora, passo leggero sta migliorando perché comunque ho giocato abbastanza bene di furtività e secondo me è anche portato. Vediamo un po'. Sì, c'è il bonus 75. Così magari riusciamo a farci sgamare un pochino meno. Invece forma fisica secondo me non ha bonus. No, ce l'ho. Prendi tutto, ok. Invece prendi tutto. Boh, allora questa roba qui, via. Boh, disassembla qua la svelta. Tieni oggetti, cosa cazzo contiene? Vuoto. Prendi tutto. Mi stiamo raccogliendo semplicemente per buttare per terra tutto e poter disassemblare. Perché se contiene oggetti non puoi farlo. È così. Abbiamo uno straccio. Va. Ah, aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Ma sì. Fai un paio di corde di stracci che così se devo abbandonare la base dopo lo posso fare. E mi rintano magari sul secondo piano. Sì. Facciamo. Ok, e la carpenteria è aumentata. Minchia, quanti vestiti del cazzo ci sono qui, puttana troia. Non c'è un posto dove... Stivali da equitazione, questi li indossiamo subito anche. Sono molto più protettivi che questo schifo qua. Allora, sporco, condizioni... Lascio. Pavimento in legno, allora le scale, cosa c'è? Carpenteria al 6, la porta che carpenteria serve, carpenteria al 3. Allora, la trave di legno. Sì, serve al 3. Quindi siamo ancora indietro, parecchio. Tutte queste robine qua. Chiodi, ma ce li ho anche qua, 30 chiodi, bene, metti qui. Corda di stracci qua. Bel mouse, ma comincia a darmi qualche piccolo problemino, peccato. Sulle tre qua. Dolore. Perché dolore? Che cazzo c'hai? Fatica d'esercizio. giusto. Allora, direi che per oggi il personaggio ha già fatto anche troppo. Quindi devo leggere il libro di cucina perché altrimenti qua non mi salirà mai.
Cazzo è questo qua? Occhiali da aviatore. Prendere, ma chi se ne frega. Disassemblo. Riempi tutto, una bottiglia d'acqua. Riempiamole qui, vaffanculo. Boh, ci vediamo dal cazzo. Ho quasi. L'ho ammazzata, l'ho ammazzata. Ce l'ho fatta. Oh, che zio, che male. Allora, questa qui è una porta normale, sì. Sono robe più semplici possibili, va. Figa, un grado. Molto meglio andare in casa, alla svelta anche. Allora, disassembla porta. Quindi quella lì è una porta di metallo. Chi l'avrebbe mai detto? Anche questa. Vabbè, qua c'è del cibo, quindi adesso mangiamo qualcosa. Prendiamo anche tutte queste riviste del cazzo, che in teoria non servono a niente, però quando ce le hai sparse qua e là, le leggi e il personaggio si diverte. Ho visto che c'era anche del cibo qua in giro. Dov'è qua forse? Piselli, cioccolata, prendi tutto. Vai, vai, grande festa stasera. Ok. Boh, va bene. Via da cazzo. Si va a casa. Nella nuova casa. C'è freddo però, eh. Eh sì, parecchio freddo anche. Allora, qui ho barricato triplamente. Bene. Qua non ho invece barricato un cazzo. Adesso, questa porta qua. Continuo a rompermi i coglioni qui in questa porta di merda. Barrica. Perché non hai barricato, imbecille? Boh. Barrica. E non barrica. Mi gira il cazzo quando fa così. Le. Boh, abbiamo finito le assi? Sì, ma non i chiodi. Barrichiamo ancora perché mi hanno veramente rotto i coglioni, sti froci del cazzo. Boh, dai. Poi ci sono dei cadaveri ovunque e non mi piace. Chiave, prendi, strappa. Ok, galba la fame, sì, è come, molto affamato anche. Allora, barrica. Una barricata fatta bene, guardate che può durare anche delle ore nel gioco, se non ci sono 200 zombie che pressano, diciamo, ecco. Allora, questa chiave la mettiamo qui. Poi, vestiti. O meglio, non vestiti, ma vabbè. Qua. Poi, perché la vitamina è qua? Vabbè. Sciacquatevi
Lasciamoli momentarily. Occhiali d'aviatore. Boh. Facciamo il bullo e questi li posizioniamo qua sul banco. Ok. Poi vediamo un po'. Allora, la fame, gli diamo da mangiare le caramelle, cioccolatine, quelle cagate qua. Boh. Poi questa la voglio. Ok. Così c'ho la circuiteria, che è quello che a me interessa, per poter aggiustare poi il generatore quando si sbragherà. Allora, cioccolata, qua. Tutto in frigorifero, anche se non servono. Non me ne frega un cazzo. Tutto in frigorifero. Poi qui lasciamo le sacchetti di plastica. Allora, prendiamo questi. Prendi. Non uno, tutti in bambè. Boh. E adesso questi qua li mettiamo qua. Quindi tic. Vai. È rudo proprio, come si dice. Boh. Poi altra cosa non poco importante. Aggiungi corda. Se si mette male possiamo scappare da lì. E lo facciamo anche qua. Interessante. Non posso farlo. Perché? Benissimo. Allora, chiudi finestra. Sì, perché potrei fare comunque del casino dalla stanza e poi dopo gli zombie mi rompono il cazzo. Allora, se le cose si mettono male, io chiudo la porta, apro la finestra e me la sbigno. Fine, questo è il piano di fuga. Comunque loro devono venire su da qua. È molto pericoloso secondo me il generatore lì comunque. Allora, smigola sonno, quindi dormiamo. La base è aperta ed è pericoloso. Un'altra procedura di sicurezza potrebbe essere tutte le volte che vengo su, chiudo, barrico, poi vabbè. Vabbè, comunque. Poi bisogna impostare tutti i giorni una cazzo di sveglia, perché serve. Quindi facciamolo, così cerchiamo di regolarizzare un po' le giornate qua di Smeagol. Qua. Imposta sveglia. Ormai i programmi TV non ci sono più, quindi lui si alza tranquillo alle 8 e siamo a posto. Cerchiamo di dargli una certa regolarità, perché altrimenti... Ok. Allora, leggermente affamato. Bene, mangiamo. Mangia tutto. Allora, là dentro c'è un sacco di cibo. Adesso lo tiriamo via tutto. Non voglio più avere il cibo qui in mezzo ai coglioni. Allora, vediamo un po'. Nastro, no. Il nastro adesivo lo mettiamo qua. La terza corda di stracci la mettiamo qui in mezzo agli stracci. Boh, poi strisce di cuoio, pelle, eccetera, qua. Craftabile qui. Poi libri, fumetti e tutto il resto li mettiamo qua nell'ultimo, mi sembra. Sì, perché se non ci si organizza un po' è un disastro, eh. Guarda quanto schifo che c'è in giro, non si capisce un cazzo. Allora, lui è infelice e annoiato. Quindi, sediamoci. Un bel fumetto
che è quello che gli piace di più, perché si lo fa divertire, cala i livelli di stress, di noia, reazione di tristezza. Così forse Smigol si sente meglio fra un po'. Ok, va bene. Va bene, sta già meglio. E questo era il mio obiettivo principale. Fumetto, lo rilasso. Ok, adesso prendiamo i cibi vari ed eventuali. Allora, abbiamo due cacciaviti, questo non va bene. Uno lo mettiamo qua. Poi. Allora, ci sarebbe da leggere anche questo libro qua, poi però si fa notte, quindi magari aspettiamo e lo facciamo in un altro momento. Prendiamo il cibo, carne in scatola, questo lo prendiamo, fagioli li prendiamo. Qui è un'altra grande borsa d'escursionismo, ottimo. Prendi le patatine, benissimo. Prendiamo tutto, tutto cibo. Lo portiamo di là dove c'è la cucina, la dispensa, che qui, qui non ci può stare sta roba. Scatola di viti, scatola di chiodi. Non ho ancora capito cosa cazzo cambia l'uno dall'altro, ma vabbè, lasciamo stare. Per il momento non facciamoci questa domanda. Poi, qui è tutto cibo. Bene, tutto preso. Vai, 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 più veloce che sai. Sì, ma mettilo dentro qua, Nicola, se non dirlo. Allora, io odio quando fa questa musica che è di un fastidioso. Abbassiamo un po' perché non ce la posso fare. Allora, tutto questo cibo qua lo mettiamo qui. Allora, il canovaccio però lo spostiamo, lo voglio mettere sotto al lavello. Qui va il canovaccio, questo è il posto del canovaccio. Allora, fermatevi. Vai, pancake, fa da mangiare. Poi. È della roba stantia che... No, sì. Bevi subito. Latte aperto, evaporato. Era stantio, quindi meglio farlo e vado via. Boh, ferite minori, ma tattici per al... Taddeghime, scusa. Da che po'. Canovaccio qua. Boh, poi. Sacco della spazzatura, mettiamo un altro qua, perché ne servono 4, servono 4 sacchi della spazzatura più svariati assi per, e i chiodi per fare il raccoglitore dell'acqua, e devo farne diversi di raccoglitore dell'acqua, se no poi ho dei problemi. Io dove la prendo l'acqua? Vabbè che piove molto spesso, però basta solo che non piova per 5-6 giorni che io ho lì fuori 3 pentole, quella è la mia acqua. Troppo poco per il momento, serve dei secchi almeno. Ricordiamoci sempre di chiudere le porte. Poi, ok, qui siamo molto leggeri. Visto che siamo molto leggeri, spostiamo un po' di roba e io direi di metterci tutta sta roba qua. Beh. Anche la barra. Ah, le parti elettriche invece no, le mettiamo qua. Allora, sì, non ho finito di fare tutta la roba che volevo fare, però. Allora, patatine e tortilla qua.
7 confezioni di patatine. Ho sentito dei rumori di zombie. Potrebbero essere qua in giro, eh. Allora, fra un po' potrebbe aver senso tornare nell'altra base per leggere Carpenteria, il secondo libro, non appena salgo. Allora, ecco il che. Portiamo tutto il cibo di là. Bene, e parti elettroniche, io qua sono sicuro di averne di parti elettroniche, avevo qualcosa, una stupidata, ma ce ne avevo, ma le avevo già viste qua in giro. Ah, vabbè, lasciamole giù qua, mi fa un culo per un momento. Allora, c'era su tutto, chissà mai se è sotto un zombie questo aspetto. Allora, il resto del cibo dove lo mettiamo? Perché qua cosa siamo messi? 20. Vabbè. Mettiamo tutto qua per adesso. Vai. Qui c'è da mangiare per 3 settimane, secondo me. Così ad occhio. Però. Vedi, il contenuto può essere purificato solo nel microonde. Allora, questa come è messa? Non tanto bene. Ok, io direi che adesso possiamo procedere. Ci siamo riorganizzati. Fatto una vaccata. Allora, un canovaccio lo tengo con me, è meglio asciugarci subito che sta già pezzando, lo vide fuori, sta diluviando. Quindi, Malt Cold, signor. Questo lo mettiamo qua. Pasan bambi. Boh. Vai. Ok. Vediamo se dietro ci sono dei coglioni. No. Poi, visto che siamo fuori di casa, lo spegniamo. Allora, io direi che adesso si procede verso destra. Dobbiamo far aumentare la carpenteria qua di Smeagol. Cercare di recuperare più cibo possibile in giro, sperando di trovarne più attrezzatura, armi, tutto quello che ci può servire. Devo esplorare questi negozi, mi servono sacchi della spazzatura e riempi, cazzo, riempi di occhiante. Rimuoviamo i vetri rotti prima di fare delle vaccate. Boh, vai dentro. Cosa cazzo c'è qua in giro, puttana vacca? Dell'alcol, cotone, no? Sì. Queste invece sono fasciature, guarda. Allora, cotone, fasciature. E via che non va il mouse. Vai. Bisturi. Allora, prendi. Questo deve essere un centro medico. E può tornarci molto utile. Io devo fare la porta d'ingresso, quindi anche la porta d'ingresso ci può servire. La porta d'ingresso ci può servire. La porta d'ingresso ci può servire. L'ho detto bene. C'è
molto caldo, ma dobbiamo essere anche comodi quando si gioca. Quindi così e così. Le. Oh, là. No, il culo sudato, che schifo. Andiamo alla faccia tua, sì. Cosa cazzo me ne faccio di sta roba? Mi sembra che qua ci sia un po' di luce, però. Luce che viene da qualcosa d'altro, cioè forse ci sono dei generatori. Questa è una sedia di metallo, eh. C'è uno zombo qui fuori. Eccolo. Ciao bello. Molto materiale per curarsi, però sì. Allora, prendi tutto. Prendi tutto. Disassembla tutto. Ago da sutura, cioè con proprio tutto quello che ci può servire, ragazzi. Allora, qui cosa c'è? Niente. Disassembla. Ok. Oh ragazzi, abbiamo trovato una farmacia o qualcosa del genere, qui c'è veramente tutto. Tutto per il pronto soccorso. E niente, portiamo a base tutto. Tanto mi sa che ce ne ho uno vuoto, quindi perché è sempre pericoloso poi. Andare in giro senza l'attrezzatura per salvarti se succede qualche cosa. Molto pericoloso. Matita, penna, non mi serve un cazzo. Ok, uccitrice. Allora. Ok, questo è un bagno. Riempi, bottiglia d'acqua. Boh. Zio, 5 bottiglie d'acqua. Prendiamole subito. Io ne ho bisogno là di acqua. Sono senza. Cioè, senza no, però ne ho bisogno. Usata per dipingere muri stuccati, richiede pennello. Sega, accendino. Quanto ben di Dio che c'è in giro qua, mamma mia. Pesa tanto però questo. Torniamo a casa. Allora, abbiamo trovato veramente tanta roba qui in clinica. Per ecco, bisogna stare attenti perché dopo se esageri con il peso poi diventi molto lento. Se trovi tanti zomboidi dopo te lo mettono in quel posto. Quindi accontentiamoci che male non fa, visto che abbiamo portato a casa mezza farmacia comunale di West Point. Tra l'altro adesso è notte, ci sono i pericoli là fuori, eh? Quindi facciamo le persone intelligenti e andiamo a fare la ninna. Che c'è tutto il tempo domani per fare del casino. Di giorno, possibilmente.
Devo arrivare ad avere cazzo di carpenteria per far su quel cazzo di porto di merda. Non faccio i negri che mi rompono il cazzo. Allora, svuotiamoci. Allora, vedi, qui abbiamo già tutta roba medica. Aggiungiamo questa. Ottimo, con due bottiglioni di disinfettante. Perfetto, perfetto. Poi aggiungiamo tutta questa roba. Veramente tanta, 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 no, cioè, ho molta più roba qui medica che nella mia base principale. D'altronde quella là è una base di periferia, quindi potevo solo che svaligiare delle piccole case, insomma, difficile trovare della roba molto utile. Invece questa è una base in centro alla città, soprattutto nella zona commerciale e vicina al benzinaio, che è quello che mi interessa davvero. Quindi, sì, sicuramente qui c'hai molte più cose. Allora, tutta questa roba qui la mettiamo qua. Boh. E lì abbiamo tutta la roba per curarci all'infinito quasi. Boh. Poi, la vernice io la metterei qua, anche se qua c'è del cibo. Ah, sì, prendi tutto. Caramelle, dolcini, cazzatine varie. Mettiamola qui. Mettila qua. Alla fine è cibo, quindi metti qua. Boh. Allora, le 5 bottiglie d'acqua che abbiamo trovato, che dureranno per un po', mettiamo qua. E queste pian pianino dovrebbero, insomma, ci alleggeriscono bene. Boh, perfetto. Adesso lasciamo giù le assi qui, il cardine qui, il pomello qui, pronti per quando riuscirò a fare quella cazzo di porta di merda. E facciamo così, guarda, tic. Bello perché si ricorda, vedrete che adesso mi fa cardine, poi pomello. Boh, 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 boh. Allora, ci siamo alleggeriti bene. Ok. Togliamo la vernice, che la metto qui. Vernice turchese, che mi piace anche, così poi dopo se dobbiamo pitturare. Accendino lo mettiamo lì, la sega. Vabbè, aspetta, aspetta un attimo. Perché due seghe? No, una sega mi basta. Teniamo quella da giardino, che è quella più rude. Boh. Poi prendiamo questi due qua. Perché devono andare qua. Io gli stracci li voglio qua. I sacchi della spazzatura, volevo dire. Qua. Boh. Perfetto. Adesso, buonanotte Kronk, buonanotte Izma. Allora, qui siamo abbastanza leggiadri e qui siamo parecchio leggeri. Dormi, se. Allora, ho messo la sveglia alle 8 e spero che funzi. Ma no, ma come? Ma dai, ma che cazzo è? È andato a letto a mezzanotte, si sveglia alle 5. Dopo una giornata di duro lavoro, ma che cazzo è? Project, cosa fai? Poi devo fargli fare il pisolino pomeridiano, devo fargli fare, perché sarà sfatto. Vabbè che la giornata del superstite comincia presto, ma porca puttana. Allora, nel frattempo non sembra, ma sta continuando a piovere, quindi là i campi probabilmente è ancora molto presto, perché siamo a 5-6 giorni da quando abbiamo coltivato. Però qualcosina potrebbe essere. Sì, ho ammazzato anche la seconda stronza. Potrebbe esserci di pronto. Cioè, fra un po', fra qualche settimana.
Allora, spegni tutto. Mangio. Poi dopo mangio manca l'ananas. Boh. Mangia anche l'ananas, che fa bene l'ananas. Dobby, ci facciamo un teino? Tesoro, facciamo il teino. Boh, e questo è fatto. Sono le 5:40 perché comunque è passata un'ora. Qui lo svalvolone sta andando a manetta. Ci sono 3 gradi e mezzo. Figa, 4 aprile, porca puttana, cioè quest'inverno cosa ci sono, zio cane? Meno 25? Mettiamo i collant che così dovrebbero coprire ancora di più. Allora, vediamo un po', ragioniamo insieme. Perché cazzo c'ho la padella? Tutte le volte faccio da mangiare, poi mi dimentico che l'omino ancora con sé la padella, quindi la devi lasciare su. Allora, la padella la mettiamo qua. Meno male che c'è una di riserva, sennò. Boh, poi, ascolta, prendiamo anche la casseruola e mettiamola fuori, che se la ciapa là con lì. Boh. Visto che piove, vediamo sta cazzo di pioggia di merda. Piove molto comunque, in questo gioco, quindi. Boh, allora. Posiziona qua. Ok, si va a caccia, quindi. Spegni il generatore. Cadaveri puzzano. Lì c'è un dentista. Porta chiusa. Adoro il retrobottega, qua di solito si trova della roba utile. Bello questo qua. Voglio il Boonie, quello da sì. È tipo un mezzo jungle. Bello, bello, bello. Giacca. Eccolo qui, prendi. Prendi anche questo, utilissimo. Certo, prendi, prendi. Che sarà caro, se no. Aperto. Ah, sì. Dici da bevi? No, no. Ma anche no. Cioè. Liquido detergente. Allora, io sento che c'è qualcosa che picchia. Questo significa che c'è qualche zombie qua e là. Non so dove, ma c'è qualche zombie. Poi c'è anche il piano di sopra in quell'edificio, quindi.
Allora, il veicolo non è messo affatto bene, nel senso che manca sicuramente la benzina, e questo è una robettina non da poco. Allora, motore, condizioni 51 gradini, perché dovrebbe andare? Batteria funziona. Allora, la macchina è semplicemente senza carburante, però dovrebbe andare. Che cazzo è successo? Dato che per bontà divina noi non abbiamo grossi problemi di carburante, visto che c'è una bellissima stazione di rifornimento qua, io direi che vale la pena di tentare di fare andare il tutto, no? Cosa dite? Se io mi porto due taniche della Benz, allora è finito di rompere il cazzo, ecco. Io mi porto due belle tanicozze raspopozze. Allora, costruisci bomba molotov? Beh, devo farlo per forza. Sì. Ma ne voglio anche un'altra, cioè. Costruisci bomba molotov. Adesso mi sento meglio. Prendi tanica di benzina. Sì, ti faccio uscire, il gatto vuole uscire. Adesso direi che andiamo a riempire quel furgone là di benzina e lo portiamo qui davanti a Casuccio. Poi magari negli spostamenti un pochino più alle cazzun potremmo provare ad usare quel robo lì. Prima però faccio due robe. Torno subito. Torno subito. Allora, eccoci di nuovo qua. Allora,
C'è un'altra maledetta zanzara del cazzo. Allora, vediamo un po'. Batteria, mettiamole qua. Chiave giratube, sì, no. Questa qua deve essere molto utile. Candeggina, matracche. Anche il telo impermeabile, matracche. Sacco di spazzatura, portiamo di là. Allora, abbiamo con noi bene, molotov, se lasciamo qui con tutte le armi e gli oggetti. Guarda che c'è poi mia fugla molotov. Allora, sacchi di merda. Stracci dove li ho messi qua? Vabbè, mettiamoli qua. Ok. Tre forbici. Cosa cazzo me ne faccio di tre forbici, Dio porco? Mettile giù qua. Boh, ne prendiamo una. Se può. Ste cazzo di forbici qua. Io mi ricordo che all'inizio, quando non sapevo un cazzo proprio. Ma lascerei, vabbè. Delle robe con le forbici. Oddio, le forbici sono utili, uccidi gli zombie. Sì, vabbè. Dopo due colpi avevi già rotto la forbice che ti serve per fare tutt'altro. È inesperienza, ragazzi. Eccola qua, vabbè. Uno sgherretto di Takeshi. Vieni qua, frocio. Dai. Vieni, stronzo. Allora, vediamo lo stato del veicolo. 8,7 di 76. Beh, pensavo molto, molto, molto di più. Non c'è tanta benzina. Mettiamone come si deve, va. Le sospensioni non sono messe granché, ma vabbè, chi se ne frega. Hire, hire. Genesis. Poi faccio un altro paio di giri giusto per rifornirlo, visto che sembra che funzioni. Accendi. Perché se devo trasferirmi da una città a un'altra, i tempi, ragazzi. A parte che non so bene dove devo andare, perché non conosco bene le zone, è normale. Vai, aggiungiamo il carburante.
amici. Allora, con il terzo giro di tanica di benzina, diciamo che da 36 litri di capacità il serbatoio del coso dovrebbe arrivare a... Tu che cazzo ci fai qua, brutto frocio? Sì, sono io. Allora, questo è un po' fuori. Fondotinta, cos'è questo? Cos'è che c'è qua? Candela, prendi. Scotch, prendi. Qui invece ci abbiamo. Prendi. Sei veloce, tu? Macchina fotografica, prendi anche il digitale, spago lo prendiamo perché ci può servire, e anche il cavo può servire per fare le trappole, lo spago, vaffanculo figlio di puttana, che squaglio che ho preso, giri l'angolo e c'è un bocco con questi frocioni. Ma riuscirai mai a venire fuori? Vengo io, che facciamo prima, dai. Potenza 1,575. Ci vorranno anni perché vada su elettrica. Vabbè, devo leggere il libro, se no non c'entra a fare questa roba. Eccolo qua, il dottorino del cazzo che ce l'ha fatta e butta giù la porta. Un altro, merda. Venite, venite! Ragazzi, vi sto aspettando, dai. Mi piace stare in squadra, eh? Vaffanculo, pezzo di merda. Mi ha fatto fuori giù. Ok. Siamo messi molto bene, cioè il veicolo è in buona condizione, ecco. Abbiamo anche le chiavi. C'è una bottiglia vuota, va bene.
Ok ragazzi, finalmente per la prima volta sono riuscito a guidare un veicolo in project. Ed è fantastico. Puoi aprire i finestrini, puoi far suonare il clacson o cosa è questo? Oppure c'hai la radio. Molto interessante, molto interessante. Avevo già visto mio fratello alcune cose, ma non pensavo che fosse fatto così tanto bene. È veramente notevole. Allora, accendiamo il generatore. Prendiamo il carburante. Dice che il furgone però non è messo tanto tanto bene a riscaldamento. Non è in ottima status per quello. Bene. Io qua, tanto che ci sono, facciamo un altro pino e vaffanculo. Che cazzo si fa? Aggiungi carburante, sì. Voglio, deve essere, non pieno, pienissimo. Boh. Perfetto. Insomma, diciamo che adesso grossi problemi di sopravvivenza non ci sono. È in ottima condizione anche questa. Bene, quindi, cosa si fa adesso? Io direi di proseguire nell'esplorazione di questa zona qui e boh. Perché è giorno, devo esplorare, è giorno. Enigma Books. Iteri, lì c'è da mangiare. Allora, qui c'è una libreria e la libreria è un posto importantissimo. Perché modelli standard, boh. Qui c'è la fonte di upgrade principale del gioco. Allora, questi sono i modelli standard, leggi così vediamo se puoi imparare qualcosa o meno. Questo mi serve, prendilo. Questo mi serve, prendilo. Mi serve, prendilo. Mi serve, prendilo. Sartoria, mi serve, prendilo. Poi, pesca, volume 1, mi serve, prendilo. Mi serve, prendilo. Forse ho ammazzato anche la quinta zanzara. Allora, coltivazione 1 ce l'ho. Lavorazione di metalli 1 mi serve. Prendilo. Allora, vabbè, chiaro. È un attimino in difficoltà, ragazzo. Troppi libri. Ok.
Ora qui è una zona un pochino più, eccolo lì. Sono un pochino più lontano dal solito posto. Quindi ci sta che si stiano affiondando su di me. Se sporco di sangue, non è. Ne vai a fanculo, pezzo di merda. Allora, c'è il problema che la mazza sta per andare, sicuro. Quindi ha fatto fin troppo, devo dire questo. Posso metterci qualche chiodo? Vediamo se sono riuscito a ripararlo un po'. Vai a fanculo, figlio di puttana. Dai, buono. Niente panico. Non sei ancora circondato. Dai, stai tranquillo. Non andare in panico. Smontare questa roba qui è utilissimo, non utile, utilissimo. Vabbè. Ovviamente davanti la casa, che è già un disastro. Accendino, mettilo qua. Sta robine qui, qua. Questo qua, batteria qua. Cavo elettrico qua. Tutte robette sono in realtà. Tanica di benzina, mettila qui. Questa è quella che pesa di più, quindi sì. Ok, siamo quasi in grado di muoverci bene. Scotch lo prendiamo. Non qui però, ma come sempre tutto qua. Foglio di carta, taccuino, disassembla, scrivere in ufficio. Ok, carpenteria, un altro più. Ottimo. Siamo a due. Ok, adesso mi serve il libro di carpenteria livello 2, che secondo me là nella biblioteca c'è. Speriamo. Con carpenteria livello 2, io che cazzo posso costruire? Vediamo un po', tasto destro, costruisci cose. Porta, no, richiede al 3. E vabbè, posso fare intelaiatura dalla porta, ma... Attimo, io posso fare una porta qua. Ah, piselli. E se noi qua facciamo un bel muro? Noi facciamo un bel muro e loro si attaccano al cazzo. Potrebbe essere una buona idea. La teniamo lì per il momento. Rimuovi rampicante se al mondo. Allora, mettiamo giù un po' di merda.
Dunque, le parti elettriche dove cazzo le ho messe? Forse qua. Oh, qui c'era un accendino sicuro. Dove sei? Là. Tu vai qua. Sigarette, qui le diamo fuoco a tutto. Carte da gioco, foglie di carta, taccuino, candela, la matita. Poi la roba per riparare, invece magari mettiamola qui insieme a questa roba qua. Latinastro del giro per il signor Lightyear, vai così. Vai così. Poi, spago e filo, va bene qua. Cavo elettrico, no, 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 cavo elettrico mettiamo qua. Esatto. Con le parti elettriche. E i libri, no, non ha molto senso. Vabbè, esatto. Allora, questa è la cosa meglio. Ma se le parti elettriche le mettiamo qua, ma se partire. Con tutta la cavetteria e la roba per chiave giratubi, scatole di chiodi, la torcia. Prendi. Ah, figa, se non gli fai fare l'inalazione, Nicolas, però porca vacca. Qui ci lasciamo i libri e praticamente basta. Sì. Allora, tac, tac, tac. Sembrano c'è tanti, vai 100 chiodi, ma non sono così tanti. Allora, vediamo un po'. Libri. Libri e manuali. Infatti queste casse qua sono molto grandi perché 60 tengono. Mi sa che quelle no, i comodini, armadietti, così tengono 40, 50. 60 è tanto, ma tanto tanto. Boh. E le lasciamo apposta. Adesso il cavo elettrico lo mettiamo qua su con le batterie. Poi questo qui lo smontiamo subito. Boh. Poi attrezzatura. Chiave inglese qua. Chiave giratubi qua. Allora, chiave giratubi è molto particolare. La lasciamo lì dov'è. Prendiamo una chiave inglese. Boh. Poi il coltello da cucina. Lo andiamo a mettere in cucina, giusto, no? Pisello. Benissimo. Allora, che ore sono? 6:30. È un po' stanchino, Allora, adesso deve lavarsi Romino, qualcosa deve pur fare, cioè in qualche modo devo pur Ma zio canta Nicolas. Maluraz è proprio durna. Brod Marok. Appizzati. Vai. Scusa un attimo, ho messo dentro il carburante, quindi quanto è? 100%, 97.
Sta da Dio, sta. Tanto praticamente vedete, tutto spento, consumo cazzo. Allora, accendi il forno, mettiamoci dentro l'acqua contaminata. Voglio lavarmi perché faccio schifo. Se si può. Arachidi. Cose pronte. Prendi. La pentola con l'acqua non mi posso lavare. A rompere le bottiglie, sì, vabbè, è una robina che si può fare, ma cioè, si sa molto di albanile, no? Cioè, spacco bottiglia, ammazzo Camilla. Allora, prendi uno, prendi uno. Allora, questo lo posizioniamo fuori dal cazzo. Poi sono le 8, Smigol qui c'ha bisogno di dormire. Beh, arriva qua Gervasone. Epa, figlio di... Collana simbolo yin yang. Ma va dar via, ok. Allora, però, porta 107. Non è che proprio ci sputiamo sopra, eh? 107, cioè che sta trigeneratore. Non è proprio stupida come cosa. Boh, smorsa la luce che fa un pisolone. Allora, ma sai che non è poi così stupida però come cosa. Voglio dire, no? C'è una cazzo di... che ho di prendere. Trucco per occhi. Ma par piacere. Questo è un frigo? Frigo, sì. Fa mai in caso, eh? Smonta, dai. Abbiamo le parti elettroniche che vanno da Dio, hanno. C'è acqua meche che... vabbè. No.
Survival. Sono troppo. Questa è la scatola per trappole. Ma vada io al bomba fumogena. Pesca, eccolo qui. Lenza. Va bene, dai, direi che abbiamo giocato veramente tanto tempo, perché sono 2 ore e mezzo di live, che è veramente tanto tempo. Quindi ci fermiamo qua per il momento. Io direi che per il momento ci fermiamo qua, che io sono dolorante alla schiena addirittura. Questo non va bene. 3 bottiglie d'acqua non è mai una grande idea portarle con sé. Ma Cristo, io sto sentendo un rumore di un frocione là sotto che mi sta rompendo i coglioni. C'è uno zomboide che mi sta rompendo i coglioni e questo non va bene. Perché questi luridi figli di vacca devono stare via da casa mia. Poi tutta sta merda qui. Mettiamola qua. Quindi adesso vado, colpisco e torno. Rumore si fa, la smusettina è sempre più cazzuta. Sono anche in tanti, eh. Senti, senti, senti. Qua ci sono almeno 2 o 3 zombie che mi stanno buttando giù la porta. Giù. Potrebbero aver finito anche a breve, di buttarla giù. Uno solo. Il problema, Nicolas. Un esausto, te fai un casso. Ma se tu torni a casa che ci sono i zombie lì che ti stanno entrando in casa, cosa fai? Niente, devi per forza combattere. Ma crepa, che lo più piano. Non si fanno niente, guarda. Vediamo che ce ne sia un altro in zona, perché altrimenti diventa grigio fare fuori. Uno è andato. Che costo tanto che sono che barumbo.
Mi dà un fastidio che voi non vi potete immaginare che cazzo voglio dire. Prendi tutta sta roba qua. Boh. Un po' che non vedo i piedi di porco. Il piede di porco è veramente molto molto forte, si rovina molto molto lentamente. Perché smonta barricate? Io voglio che ce ne metti su delle altre. Perché sono senza chiodi? Ah, perché li ho lasciati di sopra. Mezzanotte 20, qui c'è da andare a letto. Qua sono tipo qui o qua. Cazzo sono? Prendi tutto. Comunque, la scatola è da 100, quindi siamo a posto. Triplo barrichiamo questa cazzo di porta. Qui secondo me è doppio barricato. Una merda. Una merda, una merda. Allora, ribarrichiamo qua. Ancora. Boh. Adesso andiamo a letto. Domani mattina sono le 7 di mattina o è l'una? Ah no, che cazzo è? Beh, la lugina che te l'ha attaccata, perché sennò non so neanche caso, sono qui quando entri che si vede qualcosa, si vede. Boh, sì. Cazzo di ore sono? Sono le 11 e mezza, ci rendiamo conto di che ore sono, puttana vacca. Sta pisolando bello bello qui. No Nicolas, no 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 no. Ho fatto una cagata mostruosa, ci ho sbagliato tasto e quindi stanno per gli zombie, quindi chiudo qua, probabilmente, chiudo qui per oggi.